Ciao amiche e amici, mi è stato detto, ma scusa, visto che hai parlato del Festival di Sanremo, facendo dei ragionamenti che perlomeno alcuni dei miei follower sono piaciuti, insomma, si sono trovati abbastanza concordi, non che io dica niente di speciale, intendiamoci. E mi ha detto, perché non lo fai anche su YouTube? Va bene, proviamoci. Attingo Angelina. alle stories di stamattina, che ho fatto su un altro dei miei social, e io qui Vogliamo dire dico, qualcosa su Sanremo? vogliamo dire Così qualcosa? sempre in forma di rosa, rosa, Sì, vabbè, lì c'era un che filtro, ma anche divertente. qui sono rosa, Sì. abbastanza rosa. Dunque, per quanto mi riguarda, Ecco. adesso non voglio dire mi piace a quello, mi piace a quell'altro, ma più che Esatto. altro com'è andata. Quindi, Angelina Mango, vuoi tu a maggio va rappresentare bene. l'Italia all'Eurovision Song Contest di Malmo? Va bene, vediamo se riesco a ricordarmi a memoria. Quindi i miei ragionamenti erano questi. Prima è arrivata Angelina Mango, una figlia d'arte, sicuramente avvantaggiata, anche se poi la performance l'ha fatta lei, e non l'ha fatta nessun altro, avvantaggiata dalla serata delle cover. Come magari altri potrebbero essere stati svantaggiati, nel senso che canta una canzone di suo padre, che noi sappiamo che è stata una grande perdita per la canzone italiana, aveva una voce straordinaria, Angelo Mango, scusate, Mango, il padre era Mango, credo fosse proprio noto col suo cognome, mentre Angela Mango è la figlia. Cantando questa canzone, che era una canzone già molto struggente di suo, ha conquistato ovviamente il pubblico e questo ci sta. È giovane, carina, si presenta bene, si muove bene sul palco. Ha presentato però a Sanremo un po' un tormentone, tipicamente sanremese. Sono quei pezzi che poi durano fino anche all'estate, anche oltre. Io gli auguro che duri tutta la vita il successo di questo pezzo, però sono un po' i classici tormentoni che possono piacere o non piacere. Quella noia mi sembra che si intitolava. Giovane, potrebbe avere una luminosa carriera davanti a sé e io glielo auguro. Il secondo classificato è stato Geolier. Povero Geolier è stato, secondo me, un po' shakerato in una polemica che sicuramente io credo lui non voleva innescare. All'inizio anch'io ero un po' perplessa perché se presentarsi a Sanremo, che è il Festival della canzone italiana, con un testo integralmente in dialetto napoletano, che come viene ribadito giustamente, io sono d'accordo su questo, è una lingua a sé, non è un dialetto. Io ho tanto di serissimo dizionario napoletano-italiano, italiano-napoletano, ho fatto benissimo. E quindi sostanzialmente in una lingua che non è l'italiano. Poteva inserire, non so se qualcuno gliel'ha suggerito, non saprei, di inserire magari una frase in italiano, qualche cosa. Anni fa, bravissima band sarda, i Tezenda, non so se vede qualcuno più anziano se le ricorderà, che appunto avevano portato un pezzo meraviglioso, e quindi che però aveva, diciamo, in sardo, semplicemente mi sembra l'incipit, non so se si chiama ritornello, quello che poi si ripete, poi parte, diciamo, la canzone vera e propria. Ed era molto, molto, molto bello, anche con un accoppiamento meraviglioso con quel meraviglioso cantante che io poi ho anche conosciuto da vicino, mamma, buco di memoria. Quindi vediamo un po', Ita Zenda, eccolo qua, Spunta la luna dal monte, stupendo pezzo, che loro cantarono con Pierangelo Bertoli, che era un cantante favoloso, voi ve lo ricorderete, in carrozzina, quindi ha portato, è stato credo la prima persona con difficoltà o comunque con una disabilità, ad affrontare il palco di Sanremo, ma
Angelo non aveva paura di niente. Tutta la sua vita ce lo dice. E quindi la canzone fu sostanzialmente cantata in italiano con delle frasi in dialetto. Avrebbe potuto inserire delle frasi in italiano. Mi dicono che c'era nel testo della canzone una parola in italiano, sinceramente non ci ho fatto caso. Il problema qual è secondo me? Perché all'inizio anch'io ero perplesso, ho detto, ibò, perché va a cantare integralmente in napoletano? E mi aveva lasciato così un po' perplessa, forse anche un po' contrariata, anche perché il pezzo a me non mi ha proprio esaltato, però io non sono nessuno, anche riascoltandolo, eccetera. Però lui ha dietro, come è legittimo, una tifoseria incredibile, ha un gruppo di fan di tutta Italia, molto agguerriti, che, come ho detto nell'altro mio social, forse manco Lady Gaga ce l'ha. E quindi ha, diciamo, ricevuto una marea di voti. Addirittura poi ieri mi dicono, ieri sera, che si sono intasate le linee, hanno dovuto azzerare il televoto, sono successi un po' di pasticci. E fin qui, fino a questo punto, cioè al discorso della lingua, io mi fermavo lì, restavo perplessa. Poi la canzone non mi sembrava neanche esaltante. In realtà poi, quando si è scatenato il web coprendolo di insulti, dicendo che era un imbroglione, che com'era tipico di quella parte d'Italia, non voglio neanche dirlo le parole che hanno usato, perché erano spregevoli, espressione di un antimeridionalismo becero che io credevo che non esistesse più in Italia. E quindi io ho visto anche qualche pezzetto della sua conferenza stampa, mi sembrava un po' così, mi ha fatto un po' tenerezza, mi sembrava un po' sperso, ecco. Gli hanno anche proprio chiesto esplicitamente: non ti senti colpa che hai rubato i voti? Poi hanno detto che si usavano 5 SIM, si poteva votare più volte con una SIM. Vabbè. Comunque, mi è parso sia rimasto. Ha sicuramente sofferto. Sicuramente, quando è stato non solo fischiato, perché esprimere il consenso e il dissenso io credo che sia legittimo. Ma quando si manca di rispetto alla persona, lì io non sono più d'accordo. Il fatto che si sono alzati e siano andati via, così dicono, io non erano inquadrati, le persone del pubblico, lo trovo una cosa veramente, diciamo, come minimo maleducata, ma forse anche qualcosa di più. E ok, comunque si è piazzato secondo. Questa polemica appunto mi è dispiaciuta. Anche perché ho visto un po' la reale sofferenza di questo ragazzo, perché poi rendiamoci conto, hanno vinto 5 ventenni, una cinquina di ventenni, questo ci deve far riflettere. Ma tra un po' vi faccio qualche riflessione su questo. L'altra questione cos'era? Mi piace che faccio discorsi seri con i capelli viola, ma che ce ne importa? Mi avvicino un po'? Forse sì, boh, non so, speriamo non sia sfocato. Poi, terza è arrivata, mi sembra di ricordare, Annalisa. Lei è un'autrice di tormentoni. Angelina Mango, prima ho sbagliato. Lei è agli inizi della sua carriera, non è lei, perdonatemi, le confondo un po', lo so che non si deve. Non è Angelina Mango, però Stellina, ma è Annalisa, che è autrice di tormentoni. E qui ce ne propina un altro. Beh, carina, insomma, avrà sicuramente un enorme successo anche questa canzone. Io le faccio i miei migliori auguri. Poi, quarto e quinto, due ragazzi. Entrambi, devo dire, erano tutti poi belli, per carità, niente da poi cosa c'entra. L'estetica non ci interessa in questo momento, non più di tanto, se non la presenza scenica, quella sì ci interessa. E secondo me, sia Gali, in particolare Gali, ma anche Irama, non sto sbagliando, vero? Di presenza scenica ne hanno da vendere. Gali ci ha portato un'eleganza raffinatissima anche nel vestire, e lui, ma non solo lui, ha sdoganato finalmente questa cosa che l'uomo, per essere elegante, deve portare il tight, o deve portare, magari, il frac, non esageriamo, insomma, deve avere l'abito da sera. Già negli scorsi anni, poi con Achille Lauro, diciamo che abbiamo dato una bella botta alla questione, quando si è tolto il mantello ed è rimasto in tutina semitrasparente. Grazie Achille Lauro, io ti ringrazio per avere
come dire, scardinato questo pregiudizio, ecco, che l'uomo è elegante solo con, siccome è solo con le mantelle, con le cose che lui ha indossato, va bene, comunque non dobbiamo parlare di Achille Lauro. Gali ha portato un'eleganza raffinatissima, aveva dei completi meravigliosi. Lui si presenta come personaggio raffinato, il suo discorso era fortissimo. Lui è un ragazzo italo-tunisino e ha rivendicato con forza, ma anche con grande emozione, credo per tutti, quasi tutti, non so, gli ascoltatori, rivendicando il suo essere italiano. Ha detto con la frase stupenda, ha detto: io sono italiano fino in fondo, voglio vivere in Italia, mi sposerò in Italia, avrò figli in Italia, morirò in questo paese che è il mio paese. Quindi questo ragazzo così giovane già ha le idee molto chiare. Non ha vinto, se lo meritava probabilmente sì, ma probabilmente non siamo ancora pronti. Ad un discorso così forte e dirompente. Lo stesso discorso si può fare anche per Dargen D'Amico, che è finito un po' in fondo classifica, ma che forse se n'è discusso più per l'abbigliamento, che peraltro erano super griffati, ma portava un discorso sulla migrazione, forse lì ancora più forte, mentre quello di Gali puntava più su un livello intellettuale, emozionale, ma alto. Dargen D'Amico ci ha sparato proprio addosso. E forse non siamo pronti. Irama mi piace molto, ha fatto un duetto con Cocciante dove lui, così giovane, ha come dire, ha retto il confronto con un mostro sacro come Cocciante, e tuttavia ha portato e ha confrontato la sua emozione con quella di Cocciante, che è un artista secondo me straordinario perché lui porta ancora emozione, no? Pur essendo un mostro da palcoscenico, sa ancora emozionare ed emozionarsi perché era provato, tirato, come sempre lui nelle sue esibizioni. Dice: recita, può darsi, e anche se fosse, è molto bravo a farlo. Quindi Rama mi è piaciuto, ma non solo, anche per quel duetto, per la sua presenza scenica, anche lui portava un po' una sua eleganza, un po' canaglia, e hai una faccia da canaglietta, Irama, con tutto l'affetto. C'erano altre donne che avrei voluto vedere sul podio, vabbè, ma sono delle donne che hanno già detto tanto e che ancora tanto diranno, e quindi non c'è problema, direi che l'hanno presa con molta classe. Un'ultima osservazione che però vorrei fare è che questi 5 anni di gestione sanremese da parte di Amadeus e poi anche di Fiorello, Rosario Fiorello, perché di fatto poi lui qualche anno di più, qualche anno di meno, ma è sempre stato presente o ha fatto delle incursioni o addirittura ha co-condotto. Questo mi sembra che è il secondo anno che co-conduce. Ci sarebbero tante altre cose da dire su Sanremo, ma sintetizzando, perché secondo me è un evento di straordinario impatto sul paese, è strano ma vero. Quindi l'ha scardinato Sanremo lui, l'ha reso uno spettacolo di grande eleganza, di grande raffinatezza, misurato, sempre padrone della scena e sempre molto tranquillo. L'ha scardinato perché certamente lui è stato aiutato dal Fanta Sanremo, che ha avuto un successo pazzesco e ha attirato schiere di giovani a vedere Sanremo, ma è stato anche danneggiato, diciamolo onestamente, da 2 anni di pandemia, che tuttavia gli hanno in ogni caso dato la possibilità, e lui l'ha fatto e l'ha fatto bene, di gestire senza pubblico una manifestazione canora di quel tipo. 2 anni l'ha fatto. Ecco, quindi, nonostante queste difficoltà e qualche, anche per carità, facilitazione, ma la vita è fatta così, l'ha modernizzato e ha portato tantissimi giovani. La cinquina dei vincitori,
E sono 5 ventenni, riflettiamo su questa cosa, che persino i Negramaro, che saranno giusto, vabbè, forse quarantenni, no, forse nella band, magari c'è anche qualche 35enne, sono finiti abbastanza in fondo classifica. E voglio dire, o professionisti come Neck, come Renga, che comunque hanno di solito un bell'impatto, sono stati penultimi, mi sembrano. È un messaggio forte questo qui, nel senso che tutti i mostri sacri, salvo forse uno o due, sono finiti nella seconda parte della classifica. Questo ci deve dire qualche cosa. Con Amadeus si è proprio girato pagina, lui ha aperto ai giovani, portando anche il rock, portando quello straordinario fenomeno che sono diventati i Maneskin, che ci piacciono o no, a me piacciono, tranne che, vabbè, ma è un altro discorso, ha svecchiato questa trasmissione mostro che durava, no, è lunga lo stesso, però i tempi li hanno molto velocizzati, non so se ci avete fatto caso, come Mengoni ricordava periodicamente nel corso delle 3-4 ore di spettacolo. Anche la finale non è finita, a volte finiva alle 4 del mattino. Va bene, questo è quello che vi volevo dire di Sanremo, e quindi spero di essere riuscita ad evitare qualsiasi polemica, perché, per carità. Certo che, secondo me, non sono solo canzonette. Alla prossima, amiche e amici, un bacione e fate quello che vi fa stare bene.